A sostegno della mia richiesta asilo viene fornito il caso di Nikita Kulachenkov, rifugiato e giovane attivista investigatore del team FBK anticorruzione di Alexei Navalny. Nikita Kulachenkov si era messo apertamente contro le autorità russe, cioè il regime di Vladimir Putin, svolgendo le indagini anticorruzione presso il team FBK di Alexei Navalny, delle quali indagini antagonisti erano il cerchio più stretto di Vladimir Putin. Nel 2014 Nikita Kulachenkov è stato costretto a cercare rifugio in Europa ottenendo asilo politico concesso da parte di Lituania. Nel 2016 Nikita Kulachenkov è stato incastrato per furto di un dipinto da un euro circa, in realtà abbandonato, e segnalato all'Interpol mediante il cosiddetto Diffusion Order come se fosse un criminale, mentre in realtà non era così. Tutto ciò da parte delle autorità russe. La Russia, infatti, è il numero uno per l'uso abusivo dell'Interpol, con lo scopo di estradare i dissidenti in Russia. Nel gennaio 2016, Nikita Kulachenkov è stato illegittimamente arrestato e tenuto in prigione da parte delle autorità di Cipro, Unione Europea, sottoposto al rischio di essere estradato in Russia ad opera della vice procuratore generale di Cipro corrotta, Eleni Luisidou, al servizio del Cremlino. È ormai il fatto ben stabilito grazie ad una fuga di informazioni riservate. Quella vice procuratore generale corrotta cercava il via legale di estradarlo in Russia. Poi in seguito Nikita Kulachenkov è stato rilasciato in libertà solo grazie ad un'ampia reazione internazionale. Ne scrivono tanti mass media internazionali e non solo. Questo importantissimo caso di Nikita Kulachenkov dimostra chiaro che nella loro lotta crudele e spietata contro gli oppositori e i dissidenti russi, le autorità russe sono in grado di tentare ogni mezzo, anche ricorrere all'uso abusivo dell'Interpol, pratica molto comune delle autorità russe. Per questo infatti la Russia è il numero uno in tutto il mondo, emettendo un mandato di cattura di una persona perseguitata per motivi politici e all'estradizione in Russia di una persona perseguitata anche per mano degli alti funzionari europei corrotti in segreta collaborazione con il Cremlino, cioè in modo pure criminale. Si tratta di una chiara violazione delle norme dell'Interpol da parte delle autorità russe, che l'usano abusivamente per perseguitare i dissidenti e oppositori russi in Europa. Quel fatto, infatti, danneggia in modo molto significativo la reputazione e la credibilità delle autorità russe e delle forze dell'ordine e di sicurezza russe in particolare, per mano di cui avvengono le false segnalazioni all'Interpol. Va particolarmente sottolineato che non si può mai fidarsi delle autorità russe, neanche minimamente. Va sottolineato che le persecuzioni contro Nikita Kulachenkov per motivi politici da parte delle autorità russe sono riconosciute in modo pure ufficiale da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Ne scrive il medesimo Consiglio dell'Unione Europea sul suo sito ufficiale, citato nel documento. Va particolarmente sottolineato il fatto seguente. Si tratta di una vera e propria corruzione presso uno degli stati membri dell'Unione Europea, Cipro, di cui il funzionario di alto rango,
vice procuratore generale, era letteralmente al servizio del Cremlino per cacciare i dissidenti russi, invece di essere al servizio al proprio paese e di fare il suo dovere in materia di giustizia. Questa vicenda, senz'altro vergognosa e criminale, mette in dubbio l'integralità dell'Unione Europea e la sicurezza del suolo europeo per i dissidenti russi. Ne scrivono tantissimi mass media internazionali. Atlantic Council, nel suo articolo del 2 maggio 2018, citato nel documento, Organized Crime and Corruption Reporting Project, o CCRP, nel suo articolo del 10 febbraio 2016, citato nel documento. Radio Libertà, Radio Free Europe, Radio Liberty, nel suo articolo del 10 febbraio 2016, citato nel documento. Autorevole organizzazione per diritti umani Human Rights Foundation, HRF, nel suo articolo del 10 febbraio 2016. Fair Trials Interpol, nel suo articolo del 24 marzo 2018, citato nel presente documento. Ma anche il Consiglio europeo, nel suo rapporto del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio europeo, citato nel presente documento. Ne scrive anche The New York Times nel suo articolo del 10 novembre 2016, citato nel documento. Fox News nel suo articolo del 19 novembre 2018, citato nel presente documento, e gli altri. Paragone, analisi e conclusioni. A sostegno della mia richiesta asilo viene fornito il caso di Nikita Kulachenkov, 25-30 anni circa. Giovane dissidente russo, investigatore presso il team Navalny Anticorruzione e rifugiato riconosciuto europeo. Nikita Kulachenkov si era messo apertamente contro il regime di Vladimir Putin, cioè sostanzialmente quello che l'ho fatto anch'io, attraverso le sue attività e indagini anticorruzione presso il team di Navalny. A differenza di Nikita Kulachenkov, però, non mi occupavo personalmente delle attività e delle indagini anticorruzione. Nonostante ciò, ci partecipavo e le sostenevo attraverso le mie donazioni, cioè contributi in denaro alla medesima FBK. Infatti, come già stato ampiamente descritto e comprovato oltre ogni dubbio nella parte introduttiva del presente documento, mi ero messo apertamente contro il regime di Vladimir Putin sanguinoso e contro l'FSB non solo attraverso la mia partecipazione alle pacifiche manifestazioni di protesta durante gli anni 2015, 2016 e 2017, ma anche attraverso il mio aperto sostegno e finanziamento dell'opposizione russa rappresentata dal team Navalny, compreso il mio finanziamento della FBK di Navalny Anticorruzione, per cui lavorava Nikita Kulachenkov, e quindi delle sue attività e delle sue indagini anticorruzione. Il team Navalny nel giugno 2021 è stato proclamato estremista da parte delle autorità russe e proibito sull'intero territorio russo, di modo che adesso tutti i suoi collaboratori, sostenitori, donatori, finanziatori, uno dei quali sostenitori e finanziatori sono anch'io, rischiano fino a 10 anni di prigione. Tutto ciò viene comprovato e descritto nella quinta parte del presente documento. Oltre a ciò, l'avevo fatto anche nel campo di giustizia, attraverso il mio reclamo presentato alla Corte europea, contro le autorità russe e contro l'FSB in particolare. Quello è ancora più grave rispetto al caso di Nikita Kulachenkov. Tutto ciò è già stato descritto e comprovato oltre ogni dubbio nella prima parte del presente documento. Quello è grave perché anche il mio reclamo presentato alla Corte europea contro le autorità russe e contro l'FSB in particolare
rappresenta in sostanza una vera e propria sfida ad essi. Proprio come le attività e indagini anticorruzione dell'FBK e del medesimo Nikita Kulachenkov in particolare. Nikita Kulachenkov venne perseguitato da parte delle autorità russe per motivi pure politici, cioè gli stessi motivi per cui vengo perseguitato anch'io. A causa delle sue indagini anticorruzione. Tutto ciò risultò nelle persecuzioni contro di colui. All'inizio Nikita Kulachenkov è stato incastrato per furto, quello che io posso ancora evitare rifugiandomi in Italia. Poi nel 2016 Nikita Kulachenkov è stato denigrato mediante l'uso abusivo dell'Interpol da parte delle autorità russe, che l'avevano segnalato alle autorità europee come un criminale, quello che probabilmente è già accaduto anche a me e comunque non è mica improbabile, dato che sono tenuto sotto il controllo da parte delle forze dell'ordine e di sicurezza anche in Italia e inoltre sono stato interrogato dalla Digos in questura di Verona ancora nel 2019 ad opera di un certo ispettore Perrone che mi aveva addirittura lasciato il suo biglietto di visita. Poi, nel 2017, Nikita Kulachenkov è stato illegalmente arrestato e incarcerato durante il suo viaggio per Cipro, proprio a causa della suddetta abusiva segnalazione all'Interpol da parte delle autorità russe. Oltre a ciò, egli è stato sottoposto al rischio di essere estradato in Russia, quello che io posso ancora evitare o almeno ridurre quel rischio in modo significativo ottenendo lo status del rifugiato in Italia. Allora, Nikita Kulachenkov è stato sottoposto al rischio di essere estradato in Russia ad opera della vice procuratore generale di Cipro corrotta in collaborazione segreta con il Cremlino per cacciare i dissidenti russi. Poi, in seguito, Nikita Kulachenkov è stato rilasciato in libertà solo grazie ad un'ampia reazione internazionale al suo sostegno. Va particolarmente sottolineato che, a differenza di Nikita Kulachenkov, mi ero messo apertamente non solo contro le autorità russe, ma anche contro l'FSB, servizi segreti e polizia politica russa, attraverso il mio reclamo presentato alla Corte europea contro di essi. Quello è peggio rispetto al caso di Nikita Kulachenkov, il quale con ogni probabilità non si era messo contro i servizi segreti russi, o almeno non ne scrivono i mass media di quel fatto. Oltre a ciò, l'ho fatto sul suolo europeo e non nazionale. Quello è ancora più grave rispetto al caso di Nikita Kulachenkov perché fa danni alla reputazione del regime putiniano in modo internazionale. Tutto ciò quindi può avere conseguenze su di me molto più gravi rispetto al caso di Nikita Kulachenkov. Oltre a ciò, come se non già bastasse, a differenza di Nikita Kulachenkov, come già stato ampiamente descritto e comprovato oltre ogni dubbio nella parte introduttiva del presente documento, durante gli anni del mio maggior successo, cioè sino dal 2004 e fino al 2010, io lavoravo presso la società commerciale Aiteco, direttamente collegata all'FSB KGB, anzi fondata, controllata e gestita proprio dai funzionari del KGB e FSB, i quali proprietari, sino dall'inizio della mia carriera, mi avevano fatto firmare un giuramento di assoluta fedeltà. Appare scontato, quindi, che la mia partecipazione a qualsiasi attività di protesta contro il governo Putin può essere vista, interpretata dall'FSB, come un vero e proprio atto di tradimento. Quello è ancora molto più grave
rispetto al caso di Nikita Kulachenkov, il quale, infatti, con ogni probabilità non lavorava né per il KGB FSB né per le società commerciali collegate al KGB FSB, o almeno non ne scrivono i mass media di quel fatto. Tutto ciò, quindi, può avere gravissime conseguenze su di me fino all'esecuzione extragiudiziale, proprio come per esempio nel caso di Sergei Skripal o nel medesimo caso di Alexei Navalny, entrambi due descritti e comprovati oltre ogni dubbio nel presente documento. Tanto più che avevo presentato il mio reclamo alla Corte europea non solo contro le autorità russe, ma anche contro l'FSB in particolare. Ovviamente a me non piacciono tali prospettive, anzi quei rischi, nonostante le probabilità, tante o poche, preferisco di evitarli e di non arrischiarmi. È proprio per questo che ho chiesto asilo politico in Italia. Si richiede cortesemente di riconoscere tutti i suddetti argomenti a sostegno della mia richiesta asilo politico e riconoscere il mio status di rifugiato in Italia. Grazie.